terza cantata, con l'adorazione dei pastori, ritorna un grande coro all'inizio. Infatti si canta: Re del cielo, ascolta le nostre preghiere, ascolta la preghiera trionfante dei nostri cuori. Ecco che allora con il grande coro ritornano anche le trombe in questo organico strumentale. È una cantata composta da 13 parti e quindi gli eventi saranno molto e molto diversi. Subito dopo il primo coro, l'Evangelista, il breve racconto dell'Evangelista, e subito si può immaginare questa moltitudine di pastori che riempiono tutta la campagna intorno alla grotta di Betlemme. Ascoltate in questo coro una turba, quindi con un grande accento drammatico, come i violini danno l'effetto concitato e come questi pastori provengono da tutte le parti con questa linea musicale ascendente, sia ascendente che discendente, che si divide tra le quattro sezioni del coro. L'Evangelista ci riporta l'immagine del presepio che si trovano davanti i pastori con Giuseppe e Maria, e subito dopo abbiamo un'aria, una grande meditazione che fa proprio Maria, un'aria molto intima, dove Maria dice appunto: racchiudi il mio cuore, questo miracolo benedetto saldamente nella mia fede, con un violino che l'accompagna e che veramente riprende tutti i colori di questa meditazione molto intima di Maria. Con il corale conclusivo ritorniamo appunto all'episodio trionfante dell'inizio, dove appunto i pastori ritornano e dopo aver glorificato la nascita di Gesù, e la porteranno in tutti i paesi, in tutte le comunità. Buon ascolto. Thank you.
Sei tu, 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 sei
con questa terza cantata si conclude veramente la nascita di Gesù, l'annuncio dell'angelo ai pastori e l'adorazione dei pastori, quindi i primi tre giorni delle feste di Natale che vanno tra il 25 e il 27 dicembre. Grazie per averci seguiti e vi aspettiamo per la prossima cantata del grande oratorio di Bach.